veramente un incontro di un alto profilo, cioè sono interventi importanti delle associazioni datoriali che rappresentano il comparto agricolo, zootecnico, abbiamo affrontato il problema anche dell'orticoltura, noi abbiamo due territori tra Latina e Frosinone, abbiamo anche un'area sensibile nel Golfo di Gaeta dove devono convivere gli impianti di orticoltura con tutte le attività della Blue Economy. Devo dire che il ministro è stato assolutamente completamente a disposizione, mettendo in risalto il grande comparto agricolo dei nostri territori. Lei consideri che il valore aggiunto delle due province rispetto al comparto agricolo è di 680 milioni di euro e rappresenta il 40% dell'intero valore aggiunto complessivo della Regione Lazio e oltre il 70% dell'esportazione della Regione Lazio. Quindi una grande attenzione da parte del Ministero a questi comparti e devo dire che è stato davvero un incontro estremamente importante. I nodi sono sempre quelli, innovazione ma soprattutto infrastrutture, un tema, quello delle infrastrutture, su cui lei, la Camera di Commercio, batte il tasto da tanto tempo. Sì, non soltanto le infrastrutture materiali, cioè i collegamenti tra le due province, che servono sicuramente perché il comparto agricolo abbia la possibilità di andare sui mercati, ma anche quelle digitali, se si affronta il nodo dell'architettura, nuova architettura digitale dell'agricoltura, lei capisce che se non c'è infrastruttura digitale, come è stato giustamente rilevato dai rappresentanti delle associazioni, alla fine si prevedono degli investimenti, si prevedono delle risorse, ma di fatto non possono essere ottenute e gestite dalle imprese agricole. Devo dire che è stato fatto un'analisi veramente complessiva e anche del settore della zootecnia, che risente anch'essa del drammatico momento della difficoltà di approvvigionamento derivante dalle risultanze della guerra, perché noi pensavamo di essercela scappata dopo due anni di pandemia, però purtroppo la situazione è andata sempre più degenerando, soprattutto per queste imprese. Ha concluso anche, e qui mi è piaciuto molto, devo dire il Ministro, quando su una sollecitazione riguardo i vari marchi, GP, DOP, ha detto sì, stiamo attenti, perché se noi diamo a tutti questa possibilità, poi di fatto non c'è più quella qualificazione del prodotto, no? Ed è effettivamente una realtà. Quindi insomma, devo dire, davvero un bel incontro molto costruttivo.